secondo me abbiamo fatto bene, squadra corta, solida, fase difensiva sempre portata in avanti, palle gol concesse agli avversari quasi zero. Abbiamo comandato il gioco, abbiamo creato, si può recriminare solo sul fatto che abbiamo realizzato solamente una delle tante situazioni che abbiamo creato. Però sinceramente a me una prestazione di questo tipo in una situazione così difficile dopo la prestazione di Torino comincia a darmi grande fiducia. Abbiamo le nostre problematiche a fare in modo che il risultato risponda alla prestazione. Però sinceramente ho rivisto una squadra vera, solida, che vuol comandare il gioco, che difende con ordine, che concede poco e che gioca ultimamente a calcio. Della prestazione sono molto soddisfatto. Manolo ha fatto un buon primo tempo, ha fatto quello che gli era stato chiesto, perché gli era stato chiesto di venire fuori, di non stare fra le loro centrali, di cercare di tirarle fuori, aprire spazi. Perché poi loro quando s'aprono soffrono molto l'attacco della profondità e l'attacco della profondità ce lo doveva dare Calleone e Insigne e quindi l'ha fatto molto bene. Poi dopo una sessantina di minuti, 55 minuti, è un po' calato, però anche un ragazzo ultimamente non ha giocato perché a Crotone ha fatto un piccolo spezzone e poi stava fuori due o tre partite. Quindi per il rientro va bene o sì, però mi aspetto che cresca. Spero che Milik recuperi prima della fine del mercato. Visto che il ragazzo ha un carattere particolare, c'ha un'applicazione forte, è un determinato. Io penso avrà tempi di recupero molto veloci. Io mi devo interessare di questo. E nel mercato c'è delle persone apposta per la parte tecnica e delle persone apposta per la parte economica. Quindi lo sapranno loro quello che dovranno fare. Diawara era già pronto da qualche minuto perché nel finale voleva una fisicità un po' superiore perché c'era il rischio che qualche giocatore calasse a livello di dinamismo, di intensità, di ritmo, quindi aveva paura che il campo da coprire diventasse di più per il centrocampista centrale, quindi lo stava facendo preparare da diversi minuti. Non so se questo ragazzo ha una grande personalità o è un inconsapevole di quello che sta facendo, cioè, perché va dentro in Coppa dei Campioni, in Champions, con una naturalezza, come se giocasse una partita del giovedì. E quindi questo è segnale di incoscienza o di grandissima personalità. Ma questo è un girone talmente equilibrato che può succedere di tutto. Se vincevamo una partita eravamo vicini, se la perdevamo eravamo messi male. Quindi penso che abbiamo di fronte due partite come sono state queste quattro, due partite difficili sul filo del rasoio. Può succedere di tutto, l'importante è che siamo in piena corsa e se continuiamo a esprimerci come negli ultimi 4 giorni abbiamo possibilità.